Allora, ragazzi, partiamo con la top 10. Stavo, diciamo, evidenziando il fatto che questo set all'inizio a me sembrava di un power level bassino, nel senso che non mi sembrava molto alto il power level e credo ancora che a livello, diciamo, generalmente, dicevo, questo set mi sembrava di un power level abbastanza basso. Perché, boh, anche con Ruggi, quando commentavamo gli spoiler, in realtà sembrava di power level, cioè non ci sembrava di power level particolarmente alto. Diciamo, alcune meccaniche prese da set come, diciamo, Cans of Tarkir erano meccaniche che sapevano di un Magic un po' più vecchiotto. E non lo so, la prima impressione sul set è stato di un power level non altissimo. Poi andando ad analizzare in realtà le carte più forti, mi sono reso conto quasi quasi che 10 spot non bastavano, perché in realtà ne ho trovate una quindicina che secondo me sono forti per il competitivo. Dove forte per il competitivo io non intendo semplicemente per standard, perché essendo un set standard ci si aspetta che comunque le carte siano forti per il competitivo a livello di standard, ma ho trovato diverse carte che secondo me sono utili anche in formati un po' più lunghi e qualcosina addirittura secondo me in timeless anche si giocherà. Ciao Paolo, quindi da questo punto di vista devo secondo me il set è un power level medio con dei picchi. Questa è la mia opinione. Non so se Ruggi anche ha avuto un pensiero simile. Sì, la penso esattamente come te. Ci sono alcune carte che sono un paio di spanne sopra le altre, che infatti possono vedere il gioco anche in formati più lunghi, ma in generale il set non mi sembra entusiasmante, tante carte le considero buone sono limited, quindi sì, lo vedo come te. Ok, sì, perché è stata un'impressione un po' comune, perché alcune carte, anche alcune rare, ma non è un caso, spoiler, vedrete parecchie comuni e non comuni in questa classifica mia personale, perché cioè, ritengo delle non comuni e delle comuni anche di un power level abbastanza alto, però diciamo, bando alle ciance, partirei con la posizione numero 10. Per me, le terre. Queste terre entrano nella top 10, entrano alla posizione numero 10, perché? Perché sono delle terre che in alcuni archetipi, anche in formati lunghi, si potrebbero giocare. Motivo, sono fetchabili. Quindi sono fetchabili e a differenza di... cioè in alcuni tipi di archetipi, la butto lì, anche un Rakdos Breccia. In Rakdos Breccia, uno perdi questa terra, potrebbe entrare, secondo me. Perché ci sono degli spot in cui fai fetch e passi. Non hai da giocare removal, ti va a fetchare questa. E quindi che chiaramente ti va a fare vantaggio perché ti va a mettere una carta volendo nel cimitero o ti aggiusta la pescata. Quindi secondo me al decimo posto queste terre qua entrano. Paradossalmente sono terre che forse sono più utili in quei tipi di formati lì che in standard, ma soltanto perché in standard siamo veramente pieni di terre doppie. Quindi cioè, ci sono ancora le slowland. In standard abbiamo le fastland, le slowland, le painland, le terre animabili, i triomi, cioè abbiamo davvero di tutto in questo momento in standard. E quindi, cioè, questo mi porta a pensare che carte del genere, se non 1-2 pair sporadiche, invece, ad esempio, questa qui, Rakdos Breccia Timeless, chi lo sa, è il fatto di essere fetchabile, chiaramente è un qualcosa che incide dove ci sono le fetch, quindi non in standard, però chissà. Quindi, diciamo, ci metto una scommessina, ci metto un decimo posto. E quindi per me queste sono al decimo posto tutte. Ci ho messo questa perché mi è venuta in mente Breccia e questa potrebbe entrare in Breccia. Non so, se tu hai dei commenti, falli, caro, mi raccomando. Sì, no, ho visto che hai cambiato idea Sì, su alcune certo. carte. È ripartito queste pensate che non sarebbero mai giocate, invece. Ma io ho un po' Vabbè, sto quello che approccio dici ha qua. senso. Sì, Io mi infatti. faccio un pensiero, poi ci penso, ascolto pure il parere degli altri. Se hanno delle argomentazioni a cui non avevo pensato, ovviamente io cambio idea. Non siamo mica dei robot. Ciao Psycho, carissimo. Quindi questo per me, decimo posto, entrano. Nono posto. Carta, una delle carte, a mio punto di vista, più sottovalutate di tutto il set. Perché questa è una Ok. carta da formati, cioè, che si giocherà, secondo me, con certezza in Pioneer. E quindi, cioè, nel senso... Io non vedo perché non metterla, perché io lo vedo come un upgrade al drop a 1
che ultimamente si usa nel mazzo Angeli, che si gioca anche in Historic. Questa secondo me è più forte. Perché è più forte? Perché droppa uno, quello che ti fa è ti fa fare una vita quando una creatura entra nel tuo campo di battaglia. Quindi questo cosa che fa già il droppa uno di Innistrad, che noi vediamo ad esempio nel mazzo Angeli. Se facciamo 5 o più vite questo turno, il caso si risolve, e in quel tipo di mazzo si risolve sempre, perché è una cosa che succede, diciamo, senza soluzione di continuità, cioè una cosa normale, non è che bisogna forzarlo. Nel piano del mazzo c'è, cioè, di fare 5 più vite nel turno, quindi si risolve naturalmente. Dopodiché, una volta che è risolto, sacrificandolo, quindi quando vogliamo noi lo sacrifichiamo, non per forza quando è risolto, ma quando vogliamo noi lo sacrifichiamo, possiamo rigiocare tutte le creature del cimitero, le possiamo rigiocare sul campo di battaglia fino alla fine del turno. Perché dico che è un upgrade? Perché si gioca l'1-1, che lo puoi giocare 1-1 volante dal cimitero. In questo caso non metti un 1-1, ma potenzialmente post-vratta ti puoi rigiocare tre creature dal cimitero. E tutto questo a costo un mana. Quindi, boh, cioè a me sembra veramente tanto tanto forte, e ovviamente non da standard. Ma, o meglio, a meno che in standard non dovesse esserci poi un mazzo life gain importante. Ma secondo me questa qui entra già proprio, c'ha già la casa in Pioneer. Quindi, purtroppo, per chi gioca quel mazzo è una rara. Quindi, secondo me 4 per andrà craftata. Quindi, non ho posto questa carta. Non più alto, perché comunque è un utility, diciamo, non è che è una carta che fa crea archetipo. Cioè, prende il posto di una carta. Secondo me, quindi, non è che è molto più forte, però diciamo, secondo me è più forte. Quindi secondo me formati eterni sì, quindi non ho posto, cioè formati eterni, formati estesi sì, quindi per me non ho posto. Vado all'ottavo, vado all'ottavo con un altro caso. Un altro caso che per quanto mi riguarda è molto forte, nel senso che comunque fa tante cose per due mana, e quindi secondo me entra in classifica. Perché cosa fa questa carta per due mana? Case of the Stasis Skeleton. Quando entra nel campo di battaglia fa un 2-1 con minacciare, quindi fondamentalmente a costo 2 fa un 2-1 con minacciare, quindi non è nemmeno troppo una tempo loss, perché comunque è una giocata aggressiva. A costo 2 fa un 2-1, non può bloccare, però minaccia sulla play, comunque è una giocata bella importante. Se noi, qualora poi ci andassero a rimuovere lo scheletro, comunque lo scheletro dovesse morire in combat, molto probabilmente portandosi via una risorsa dell'avversario. Quindi lo scheletro in qualche modo andrà rimosso o comunque traderà, quindi sarà a prescindere un 2x1. Il caso si risolve. Una volta che si è risolto, a costo 2 diventa Demonic Tutor. È fortissima, secondo me, questa qua. Lo spazio, non so se ci sarà lo spazio, non so se ci sarà una casa al momento, però la carta è parecchio forte. E quindi, secondo me, si merita un posto in questa classifica. A differenza di pareri che ho sentito, secondo me i casi sono delle belle carte, perché sono degli incantesimi che rimangono, quindi non sono come delle saghe, ma possiamo scegliere noi quando far triggerare spesso e volentieri il terzo capitolo. Quindi, secondo me, questa carta qui è una carta che si merita la top 10, si merita l'ottavo posto, e quindi altra rara purtroppo che andrà craftata qualora dovesse trovare davvero gioco. In standard la vedo molto difficile che questa carta non si giochi. Cioè, in standard è tanto forte, anche perché non c'è Demonic Tutor in standard, c'è Diabolic Intent. Vedremo. Comunque, ottavo posto. Tu, caro, se commenti, falli, mi raccomando. Sì, io penso che in realtà questa qui cioè, ha più senso in alcuni archetipi di mazzo, tipo in breccia, secondo me, e ti aggiunge praticamente altri quattro tutori e oltretutto questa qui cioè, ti permette di usare Demonic Tutor sullo scheletro, quindi fai Diabolic Intent, dici tu? ulteriormente. Sì, Scusami, scusami. Diabolic Intent sullo scheletro, quindi, e poi ti fa lei stessa tutore. Credo che sia molto forte come carta. Sì, devo capire in che mazzo si giocherà poi in standard. Beh, sicuramente in molti colori, cioè molti mazzi col nero, perché ti prendi magari Shieldred se non ce l'hai. Quindi sicuramente in mono-nero e probabilmente in tutti i mazzi che giocano quel colore si giocherà. Sì, anche perché comunque è un drop a 2 aggressivo, cioè costo 2 ti metti un 2-1, quindi diciamo non è nemmeno tutta sta tempo lossa, per quello mi sembra forte in No, qualsiasi infatti, mazzo a base infatti. nera, perché comunque a tempo 2
Fai un 2-1, quindi voglio dire, ci sta, no? Un 2-1 con minacciare in un mazzo aggressivo nero. Quindi, ottavo posto per questo caso. Settimo posto, un'altra carta che è stata un po', diciamo, dimenticata nella review. Io ho provato anche a mettere qualcosina per non fare in modo di ripetere le cose che hanno detto pure gli altri, visto che noi siamo gli ultimi che facciamo la top 10. E quindi a me questa Repulsive Mutation, a me onestamente, è una carta che piace. L'archetipo Tritoni sembra disegnato apposta per questa carta. È un counter che all'occorrenza ti va anche a gonfiare una creatura. Leggiamola comunque per dare più contesto. Repulsive Mutation X verde blu. A velocità istantanea metti X più uno su una creatura bersaglio che controlli. Dopodiché countera uno spell qualsiasi, quindi non creatura, una spell, quindi fa effetto cioè counter secco, a meno che il suo controllore paghi il costo di mana uguale alla maggiore forza tra le creature che controlli. Quindi questa volendo si può giocare pure a costo 2. Se tu hai tipo un 3-3 in campo, a costo 2 diventa una carta che vedremo più in là, diventa No More Lies fondamentalmente, e quindi la vedo molto versatile, la vedo molto forte, la vedo disegnata su un mazzo Tritoni che gioca con creature flash, quindi tu stai aperto nel turno avversario. Alla peggio questa qui ti fa chiusura perché ti può mettere i segnalini che ti servono magari per andare a swingare turno dopo, quindi la vedo veramente completa questa carta qui. Quindi secondo me sottovalutata anche questa, settimo posto, un uncommon veramente tanto forte, quindi mi piace molto. Quindi settimo posto questa, sesto posto ho messo il charm verde, l'Arcidruid Charm, perché è tanto 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 versatile, sebbene credo che sia una carta che si esprimerà di più in standard che in altri formati, però mi sembra molto bella anche a livello di design, quindi l'ho voluta premiare in questa classifica. Istantaneo, costo 3, ci permette di scegliere uno tra, diciamo, tre opzioni. La prima opzione ti fa, tra virgolette, Demonic Tutor su creatura o su terra. Se in caso di terra la possiamo mettere già nel campo di battaglia, tappata, quindi chiaramente in formati lunghi c'è cioè Field of the Dead, in formati non lunghi c'è cioè comunque terre animabili, qualsiasi tipo di cosa, ti permette di rampare a turno 3 che magari è già rampato con Elfo, è già rampato con Rampino, che ci sono comunque i standard e quindi magari ti porta a rampare ulteriormente, oppure prendi creatura se la top decki diventa una qualsiasi creatura. Come seconda opzione è un removal perché fa più uno su una creatura che controlli e fa fare danno pari alla forza. Quindi questa cosa qui in un mazzo verde è essenzialmente removal e a costo 3 ti permette di fare una cosa che in realtà spesso si fa passandola alla side, ossia esiliare un artefatto, un incantesimo. Cioè il fatto che tu main deck possa giocarla e diventa removal su creatura o su artefatto incantesimo e in più ti può rampare o fare tutore, la rende veramente tanto versatile e ti può liberare degli spazi inside, perché avendo lui magari inside non serve che ti metti più di tanto contro gli artefatti o gli incantesimi. Quindi questa carta all'inizio non mi aveva colpito troppo, però invece secondo me questa qui è tanto forte perché fa tante cose e le fa tutte bene. Molti di questi effetti in realtà si trovano a costo 2. In questo caso Credo costa 3. che potrei togliere due o tre carte no, un paio di carte, però sicuramente sì, da Field of the Dead, cioè da Field of the Titan, per inserire questa. Cioè, veramente ti libera un sacco di spazio perché fa tutto quello che fanno le altre in una sola carta. Per cui questa sicuramente la puoi in 4x in quel mazzo. Ci può In stare. generale. Perché comunque si gioca a costo 2 la carta che ti va a trovare terra e te la mette in mano. Questa a costo 3 te la mette nel campo di battaglia. Quindi sì, ci sta. Ma poi ti prende anche Titano e te lo mette in mano, che è Sì, praticamente quello che fa. è come hai detto tu. Sylvan Scrying costa 2, però è sorcery. Questa è instant. Potrebbe in più Tra l'altro. fare removal. E questa qui sì, ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare senza problemi in quel mazzo là. Non solo fa removal su pezzo dell'avversario, magari quello più problematico che ti può spaccare il Titano in combat, ma esilia anche artefatto incantesimo, che sono i problemi. Eh sì.
assolutamente fortissima. Cioè, assolutamente la carta che vuoi sempre di main perché ti risolve gran parte dei matchup e ti accelera un sacco la strategia. Tanto buono. Ad onor di cronaca, il difetto in questo caso di questa carta è il triplo costo verde, perché per la terza abilità tu purtroppo se c'è Blood Moon 3 verdi non ce li hai. Non ce l'hai mai, vero? Quindi quello è, diciamo, il limite, perché mentre con Silva Scrying tu un mana verde ce l'hai, con Silva Scry ti va a prendere quello che vuoi, ti basta un mana verde del drop a 3 elfo per andarti a prendere lo spacca incantesimo, quindi il 3 verde in quel mazzo lì con Blood Moon che esiste in realtà non è proprio così automatico che verrà sostituito, però si può provare, in quel mazzo lì si può provare sicuramente, però il terzo mana verde in realtà non è così banale in Timeless, in quel mazzo lì. Che sì, è un monogreen, ma esiste Blood Moon, quindi Etere base poi non è che spesso nei tre. Però sì, ci potrebbe stare in quel mazzo. Però già il fatto che stiamo parlando di una carta che ha delle vibes che potrebbero essere utilizzate in Timeless fa capire quanto la carta sia forte e che quindi quanto la carta sia giocabile anche in formati, soprattutto anche in formati più corti. Quindi sesto posto per quanto mi riguarda per questo Charm verde. Sai che non lo so, M-Team, non ne ho idea. Blu e verde sicuramente, non ho idea se hanno stampato anche gli altri, però se qualcun altro lo sa No, lo può scrivere nei mi commenti di YouTube. sa di no. Infatti, mi chiedo se il ciclo sia, cioè, preveda poi in seguito nelle altre espansioni charm di qualsiasi colore. Sarebbe figo Ci se hanno l'hanno messo tutti un po' di sto colore. tempo per stampare quello blu e quello verde, quindi secondo me è una cosa probabile. Quindi ci sta. 7, 8, 9, 10, questa è la sesta. Iniziamo con la top 5. E in top 5 per me entra questo Trull, gemello di una carta che già esiste, che è una carta che diciamo, viene utilizzata anche in formati eterni, con la differenza che questa carta qui ha un punto in meno di costituzione, però a flash. E non countera, diciamo, gli Enter the Battlefield a meno che non paga 2 qualcuno, ma proprio li countera e basta, però solo di artefatti e creature. Ora, non lo so se sia più o meno forte dell'1-3, ma questa carta è legale in standard in questo momento a flash e quindi, cioè, quinto posto, cioè una carta che forse anche sono stato anche troppo, poteva anche essere più alta del quinto posto. Però, vabbè, ho voluto mettere delle carte che mi piacciono di più, ma questa è un'utility incredibile per tantissimi mazzi. Ti va a bloccare davvero tutti gli Enter the Battlefield di creatura artefatto, ce ne sono tantissimi in tutti i formati, e lo fa per 2 mana a velocità flash. E non è, diciamo, banale la velocità flash per un effetto di questo tipo. Perché mentre se non hai velocità flash, devi appoggiarlo 1-3 di secondo, chi sta per giocare una carta con Enter the Battlefield potrebbe pensare di fare removal e poi giocare Enter the Battlefield qua, perché se no spreca magari un effetto molto forte. Questa, tu, magari io ti gioco Titano convinto che risolverà, tu mi fai questa, ho fatto un 6-6 senza che fa nulla, il turno che entra e magari me lo sarei tenuto per fare rimozione prima o qualsiasi altra cosa. Quindi il fatto che si possa giocare come effetto sorpresa, chiaramente stando aperti tra le altre cose anche di counter, perché questo si gioca nei mazzi contro o in qualche bianco post side, questa carta secondo me è tantissimo forte. E quindi che dire, bomba, cioè penso che sia. Questa mi piace un sacco anche a me. Tra l'altro, mi immagino in standard che si gioca quel maledetto piccione 1-1 Lifelink che entra e ti ruba una carta. Che tu gli giochi, eh no, gli giochi questo. Che tra l'altro anche col piccione poi dopo. Cioè, perché Entrata, comunque ti esatto, hai capito? messo un 1-2 volante, quindi comunque un qualcosa Esatto. che andrà, cioè, comunque andrà gestito, andrà contestato. Comunque una creatura volante andrà contestata in qualche modo. Quindi il Trull per me entra al quinto posto. Poteva essere più alto, poteva essere anche in top 3, se non anche più. Forse poteva essere anche la carta più forte del set, questa qua. Però diciamo che quello si vedrà poi giocandola. Però secondo me top 5 obbligatoria. Quarto posto una comune, quindi per me una comune è al quarto posto delle carte più forti di questo set per il competitivo ed è Pick Your Poison.
Sorcery, costo 1, scegli 1, ogni giocatore sacrifica anello, ogni giocatore sacrifica Blood Moon, ogni avversario sacrifica Blood Moon, ogni avversario sacrifica Atraxa. Così va letta sta carta. Al posto di Blood Moon c'è anche l'Elyne Binding. Vero. Cioè, ha tantissimi bersagli. A Anche costo 1 mana. l'angelo, quello lì, l'arcangelo che fa vita quando entra. Sì, esatto. Cioè, questa qui. Cioè, Render risolve tantissimi problemi, ma anche anello. Anello è indistruttibile. E no, lo sacrifichi. Cioè, Esatto. a costo 1 fa tutte sta. Cioè, ti risolve veramente un sacco di problemi. Atraxa, ovviamente, ti fa già il vantaggio che ti fa, è quello però a costo 1 sacrifica Atraxa. Blood Moon, risposta a Blood Moon eventuale. Anche Raffine, Raffine, è vero. poi ci sono tanti mazzi che giocano una sola creatura con volare. Gli stessi mazzi che in qualche modo poi ti vanno anche ad avere artefatti. Ormai gli incantesimi si giocano ovunque. Artefatti si giocano ovunque. Per me sono forse esagerato, però cioè, si fa anche per un po' per il content, no? Si fanno anche delle scelte un po' più così, altrimenti avrei dovuto mettere carte scontate. Non ne ho messe molte che altri hanno messo, che però sono forti. Però secondo me questa carta è tanto forte. Non so in Pauper, probabilmente è forte anche in Pauper, o non lo so, non giocando Pauper, però mi sembra veramente il power level molto alto per quella che è una comune, e quindi che dire. Per me questo è il quarto posto. C'è la top 3 adesso. C'è la top 3 che per quanto mi riguarda si apre con No More Lies. È praticamente una carta che già esiste in Magic, che conosciamo tutti, con la differenza che costa un mana specifico bianco e non soltanto uno in colore e uno blu, con la differenza che la spell che counteri viene esiliata. E pensandoci bene, questa cosa qui è tanto forte. Questo è un counter che entra sicuramente in tutti i formati che ci sono attualmente su Magic Arena, sicuramente. Quindi, che dire, cioè, terzo posto, anche stretto, No More Lies, terzo Fortissima. posto, fortissima, cioè, Non comune, tra l'altro non comune. sì, come tutti i counter, chiaramente a costo 2, è più forte di Make Disappear, è più forte di counter che si giocano, non è Counterspell, però, a parte il counter non è Exilia. Questa è forte, questa è una carta molto Questa forte. Esilia, sì, in alcuni formati dove si gioca dal cimitero tanto, tu Sì, vuoi ma assolutamente infatti, esiliare. cioè, ma banalmente in tutti i formati ormai si gioca dal cimitero. Quindi Esatto. esiliando questa qui è forte, counter secco, se paghi 3, quindi terzo posto per me, non penso ci sia molto da dire. No More Lies. Terzo posto. Secondo, poi andiamo nella top 2. Secondo posto, Breakout. Sorcery, costo 2. Guarda le prime 6 carte della tua library. Tu puoi scegliere una creatura e rivelarla. Se questa creatura ha mana 2 o meno, la puoi mettere nel campo di battaglia e prende rapidità fino alla fine del turno. Se tu non te la metti nel campo di battaglia, cioè se non la metti nel campo di battaglia, te la puoi tenere in mano e il resto non lo metti nel cimitero, ma lo metti in fondo alla tua library, diciamo, ordine casuale. Perché secondo posto? Perché questa qui, pensandoci bene, non ha nessun senso per domain non giocarla. Perché fondamentalmente, qui domain parlo di timeless, qual è il discorso che ho fatto? Cioè, domain secondo me ha un problema attualmente, cioè ha una debolezza domain che fa le cose un turno di ritardo, nel senso che non ha creature rapide, cioè il cavo è molto forte ma deve connettere, il 5-3 è molto forte ma deve connettere. Questa qua ti toglie quella debolezza che per me è una debolezza in questo momento di domain. Ti toglie quella debolezza lì. Chiaramente ci sono dei ma. Il ma qual è? Che 6 carte non è tutto il mazzo e non è detto che ci sia un cavo. Che potrebbe in qualche caso anche missare. Però comunque, cioè in un mazzo come Domain, che comunque non gioca solo creature, per carità, va provata. Sicuramente però, cioè, le volte che ti prende cavo rapido, cioè, la partita te la praticamente vince quasi, no? Perché se questa carta con domain attivo ti prende cavo rapido, tu di secondo magari on the play puoi fare un disastro, esiliandola al cimitero, facendo pesco scarto,
e puoi prendere qualsiasi drop a 2 anche, diciamo, per una combo. Infatti, secondo me, Amalia, ok, magari aggiungere il rosso in Amalia non sarà così automatico. Ma questa carta sembra quasi disegnata per Amalia, perché comunque Amalia quello che vuole è avere i due drop a 2, e questo ti va a prendere un drop a 2 e te lo metti sul campo di battaglia. Quindi quello che fa è come se ti andasse ad aumentare le copie per la combo. Cioè, in un mazzo combo la difficoltà è trovare effettivamente quelle carte. È vero che esiste corda, però in questo caso è come se tu andassi a giocare più copie della stessa carta nella combo. Poi vabbè, pu puoi fare tarmo rapido, cioè. Puoi fare un po', puoi fare eventualmente anche Ragavan rapido, anche se quello comunque costa 2. Però, insomma, Però non lo lasci, ti rimane in campo, quindi sì, ma ogni non volta è, non diciamo, devi chi gioca aggiungere Ragavan due. lo sa che questa cosa non accade mai, perché comunque Ragavan o muore quel turno random o muore il turno dopo. Quindi il fatto di, cioè, in realtà mettersi in mano Ragavan è una cosa positiva di solito, non è una cosa negativa, perché non lo tieni nel campo di battaglia. Infatti io non la vedo troppo per Ragavan, che lo va. Cioè, alla fine Ragavan, ok, ma la vedo per cavu. Cioè, questa qui secondo me non si gioca in Jund. Si gioca Beh, però in Arena. Tarmo rapido non ti spiace, anche sciamano rapido che fa Tarmo subito. rapido, sciamano rapido, sì, però vabbè. Ripeto, Domain. Cioè, Domain. Altri archetipi non ce la immagino, verrà provata, ma si vedrà che misterà spesso, che spesso non ti andrà a prendere la carta che vuoi, perché ne guarda 6, non ne guarda tutte. Ovviamente, se no sarebbe sporcata. Quindi, secondo me, se si dovesse, diciamo, provare in altri archetipi, sarà subottimale rispetto alla giocata principe, che è cavu rapido. Perché anche tarmo rapido di secondo in domain non è detto che sia molto gonfio. Secondo me, cavu rapido è la giocata di sta carta. Questa No, non qua. in domain, in Lurrus, cioè in deck Lurrus, secondo me questa qua è molto forte. Per me non entra in Quindi. nessun mazzo timeless se non in domain, cioè seriamente. Poi qualcuno la prova, dirà che è forte, però cioè, non ha quel power level in un mazzo dove può mistarne tante di creature. Perché c'è Jarsil, c'è altre cose, rischi di fare una tempo loss. Perché te la metti in mano, ma hai usato due mana quel tempo lì e non hai giocato niente sul campo di Ma battaglia. ho detto Lurrus, eh. Nell'Urus deck dove sono tutte creature con due mana o meno, cioè tu le fai, e che sono comunque in generale mazzi aggressivi, tu le fai tutte rapide, cioè per esempio Death Shadow rapido oppure Scourge of the Skyclave rapido vuol dire che è un 10-10 magari che ti hitta faccia, Non lo cioè sono so, tutte creature non comprabili la penso così, cioè non, la vedo molto subottimale in quei tipi di mazzi, anche perché, cioè ripeto, sì, però può missare, e ci si renderà conto che misserà, e quindi essendo che ha il drawback, non sarà un auto-include in tutti i mazzi, ma sarà un tool dove può fare la differenza. Però vabbè, si vedrà, di sicuro al secondo posto la carta è forte, meno forte di come sta venendo dipinta. Perché sembra quasi che non ci fa. Cioè, chi la sta commentando non legge prime sei carte. Cioè, dice cavu rapido. Non è così. Può missare. Cioè, può missare questa carta qui. Può missare per me significa che può non mettere sul campo di battaglia quel turno. Cioè, solo se prendi un. E se non metti sul campo di battaglia quel turno, tu hai fatto turno 2 passo. In un formato come Timeless. Non è scontato che ci sia un drop a 2 nelle prime sei carte. Si vedrà. Cioè, si vedrà, nel senso che statisticamente misserà, e quando misserà è una tempo loss grossa, questa qui. E quindi io dico in domain, come al solito poi si vedrà, però la probabilità che missi in un mazzo che gioca 8 drop a 2 è più alta della probabilità che non missi a livello statistico. Quindi, ripeto, fare questa carta per pescare un drop a 3 e metterselo in mano, secondo me, non è quello che vuoi fare in Jund aggro. No, ma io ti dico, nei mazzi che giocano Lurrus, quindi ci sono soltanto droppa 1 e droppa 2, questa qua ha una probabilità di missare molto più bassa, perché Ma tu non hai. esiste un Gruul Lurrus o un Jund Lurrus? A me non risulta. Grand Lurrus, sì, per esempio, Jack Torrance ha giocato insomma, spesso la prima Sì, fase, ma vabbè, ma non è un anche. mazzo che è vero, cioè nel senso. Facciamo una versione Sì, alternativa, una esatto, e versione. quindi sì, è una mazza che puoi provare, però cioè il Jund forte al momento è il Jund con Giganta. Quindi sì, poi magari questa è così forte che fa il Jund Lurrus, però
non lo so, cioè può missare, sta cosa non la sta considerando nessuno nelle analisi. E questa sarà la sorpresa di sta carta, ci si renderà conto che può missare. E quando missa in un mazzo del genere che hai fatto turno 2 niente, hai perso la partita quasi, eh? Cioè immaginala contro Titano, turno 2 nulla, cioè sorcery tra l'altro, quindi comunque ti devi tappare nel tuo, quindi si andrà a giocare e si proverà, però. Secondo posto per me, Breakout. Primo posto, secondo me, Intrude on the Mind è la carta in questo, cioè di questo set più forte per distacco sulle altre, perché praticamente non ha difetti, non ha drawback. Cioè, sta carta qui fa quello che fanno altre carte, lo fa meglio e ti fa pure un pezzo se l'avversario decide di farti prendere le due carte invece delle tre, fa, tu ti fai un bel 3-3 rapido, cioè un 3-3 volante. Instant, quindi stai aperto, non in Timeless, però questa qui secondo me si gioca in Pioneer. Timeless no perché è lenta e poi non esistono mazzi del genere, però carta veramente tanto forte, anche questa qui un po' sottovalutata. E quindi tanta roba sta carta. Costo 5, istantaneo, rivelo le prime 5 carte della tua library e le separo in due pile. Un avversario sceglie una di queste pile, chiaramente scelgo io cosa mettere nelle due pile, una di queste pile va nella mia mano, l'altra va nel cimitero, crei uno 0-0 tottero, pari a forza e costituzione, il numero delle carte che avversario ha messo nel tuo cimitero. Quindi, volendo, se tu chiudi il turno dopo con un 4-4, puoi anche mettergli una pila da 1 e una pila da 4. Se lui ti fa pescare uno, fai un 4-4 e vinto il turno dopo. Quindi va vista in gioco come tutte, ma secondo me è tanto, tanto, tanto sottovalutata questa carta qui. Quanto questa è sopravvalutata, questa è sottovalutata secondo me. Io la penso così. È un mazzo in cui si può giocare anche in Timeless che Banta Reclamation. Però in Talma c'è tanto di meglio. No, chiaro che c'è tanto in me, però secondo me in quel mazzo lì questa può funzionare molto bene. Questa diciamo che è Il mazzo. forte in. Perché tu stappi e la rifai, capito? Sì, certo, ma ovvio. Ma questa secondo me infatti è forte. Cioè, qual è la forza di sta carta qua? Che è forte, secondo me, nei control, nei tempo. Cioè, in generale, potresti giocare pure in un midrange. Perché comunque peschi. Cioè, tenete conto che la spell di Lord of the Ring a costo 3 comunque si gioca ovunque legale. E quella Sì. lì fa la stessa cosa, però non, cioè, costa chiaramente di meno, però qui vedi 5 carte e ti va lì 4 e ti va a fare un volante che non è banale un artefatto volante. Cioè, questa è la cosa che secondo me si capirà di più in game. Quanto impatta avere un artefatto volante 3-3 in un mazzo di sto tipo? L'altro scegli tu comunque, lì e scegli opponente. No, scegli anche qui opponent. Cioè, tu qui Sì, separi. però. Ah, è lui, ok. Sì, è la stessa dinamica di quella carta lì. Cioè, tu decidi, diciamo, le carte che vanno nelle due pile. E lui sceglie, E lui giusto? Sì, sceglie. ok, Però ci sì. possono essere. Cioè, col fatto che in base a quelle che ti mette nel cimitero, ti può mettere di nuovo uno. Ci possono essere dei mind game interessanti. Diciamo che magari non è la carta che salta subito all'occhio, però giocata bene. Cioè, giocata da uno che diciamo sa giocare, sa pensare, sa leggere le situazioni, questa carta qua potrebbe essere devastante. Come devastanti sono le altre tre. Secondo me, queste tre carte, di cui due non comuni e una mitica, sono veramente tanto forti. E quello mi fa pensare che il power level di questa espansione in realtà non sia così basso come io diciamo avevo pensato inizialmente, come anche sentite commentare nei vari spoiler. Quindi, questa è la mia top 10, ragazzi. Se siete d'accordo, non siete d'accordo, commentate, mi raccomando, ditemi la vostra. Passerei a la top, cioè diciamo 5 menzioni speciali che farà Rugicus di carte che magari non sono diciamo disegnate spaziali fortissime per il competitivo, ma che comunque hanno diciamo un potenziale in alcuni tipi di mazzo, potrebbero esplodere, potrebbero andare diciamo against the odd. Sì, diciamo che sono delle scelte spicy che probabilmente non vedranno un gioco competitivo, che però per chi vuole divertirsi, magari montare un mazzo intorno, possono essere,
anche entusiasmanti, no? Per quello che fanno. Allora, il primo è questo drop a 4 Gruul, Anzrag, che è 8-4, e praticamente dice che quando viene bloccato, tu stappi tutte le creature che controlli e poi c'è una seconda fase di combattimento. Questa cosa va all'infinito fin tanto che lui viene bloccato, quindi o puoi tradare immediatamente. Oppure ti rifà praticamente i combatti infiniti a meno che non ti becchi 8 danni in faccia. Per cui, secondo me, è una carta molto interessante in un mazzo che ovviamente picchia e dove tu puoi anche farlo rapido in curva se giochi lo Stormseeker, che gli dà anche un più uno più uno. Se non sbaglio, quando è notte, tra l'altro, gli dà pure Trample. Yes. Quindi, insomma, questo con, in un mazzo del genere, quindi disegnato per farlo, cioè per farlo hittare con rapidità, può dire la sua, si può fare una cosa, un aggro molto divertente. Poi. Io concordo e questa qui io ci ho anche pensato se mettere nella top 10, eh? Per farti capire. Quindi vuol dire che forse. Sì, perché comunque cavolo a 4, cioè ne fa di cose, eh. Sì, Quindi, penso anch'io. cioè, assolutamente menzione onorevole, però, cioè, non la sottovalutiamo assolutamente questa qua. La prossima, sono andato in ordine di come le hai messe tu, Sì, quindi la va bene. prossima è Questa è Aurelia. Aurelia. Allora, Aurelia assolutamente, perché io ho una predilezione per Aurelia come carta di per sé, perché mi piace l'idea che ci sia un angelo con rapidità e pure vigilance. E cosa fa Aurelia? Ha detto qualcuno giustamente che se fosse stata a 4 sarebbe stata una delle carte più forti dello standard. Probabilmente come power level non troppo distante da Shielded, penso, perché per quello che fa, perché dice quando ogni volta che un giocatore attacca con più di tre creature, tre o più creature, peschi una carta, e quando un giocatore attacca con più di cinque creature, fa tre danni a quel giocatore e poi, cioè quello all'opponente, scusami, e guadagni 3 punti vita. Quindi questa può essere sia un mazzo, cioè può giocarsi, diciamo, sia per difendersi da un mazzo molto aggressivo che gioca con una board molto, molto ampia, oppure come top di curva di un mazzo in cui sei tu quello ad aggrare per fare chiusura. C'è l'inconveniente che purtroppo appunto costa 5 e se fosse costata un mana di meno sarebbe stata veramente una carta devastante che entrava in qualsiasi Boros. Tanto più che in questa espansione c'è anche Lightning Lyrics che è stata ristampata non comunque. Per cui è una carta che a me piace molto e credo che la potrei provare in Five Color Joda, perché Five Color Joda ha il limite di non avere carte che pescano, ad eccezione di un drop a 3 che si con Lifelink che si gioca come non si gioca. Questa penso che sia più forte. Questa la fai a 4 se, cioè è anche prima se ti rimangono in campo i rampini, che sia Gwenna ti dà 2 mana, Halfling ti dà un mana, e quindi la puoi fare sicuramente prima del turno 5. E quindi quando questa entra, tu magari hai già una board, in quel mazzo lì, insomma, fa un sacco di danni. E quindi la proverò sicuramente in quel contesto là. Sì, cioè, tra l'altro si potrebbe giocare a prescindere anche a costo 5 in standard come top di curva in Boros aggro. Cioè, anche Sì. a costo Oppure, sai, 5. c'è anche un Boros Mid che gioca con la meccanica del Discover e spamma creature anche con Pia. Poi gioca le Virtù, gioca Wedding. Quindi è meno aggro più mid. In quel mazzo lì anche quello potrei provarlo. Secondo me può essere interessante No, forte, cioè per me anche a 4 non sarebbe stata più forte Shieldred e non sarebbe stata mai da formati eterni, perché comunque ci devono essere tanti 6 per pescare, però vabbè, è la classica carta proprio che se quando ti funziona come ti deve funzionare, quindi appunto Spy si fa un disastro perché peschi, fai danno, fai vite, chiude, quindi bella, molto bella, più forte dell'ultima Aurelia che hanno stampato sicuramente, quindi...
Diciamo che ci spero sempre, poi vedremo. Sì, ma stavolta rischi di giocare davvero in standard, Allora, altre perché... carte simili. E Tolsimir, anche questo è un, cioè diciamo che è una carta che ritorna, perché c'era il 3-3 a 5 sempre, stessi colori, che faceva un token e guadagnavi, mi sembra, 3 punti vita. E poi il token faceva, fightava una creatura, quindi faceva removal. Questo ha un effetto abbastanza simile, perché lui lifelink, anche se purtroppo 3-2, quindi muore da cut down. Tuttavia, a non morire da cut down quello è il token che fa, cioè questo token leggendario 5-5 con trample, che deve essere bloccato se possibile, quindi fa anche removal. Dunque, se te lo rimuovono, allora, in standard non esiste push, per cui necessariamente, a parte che in ogni caso, anche dove c'è push, tu devi comunque sprecare come minimo 2 mana in formati più lunghi per togliere questo, ma siccome in standard non c'è Fatal Push e non c'è Bolt, perché io immagino chiaramente tu hai Bolt e Fatal Push, risolvi tutto con 2 mana, ok. Siccome però in standard questo non è possibile, tu devi sprecare cut down su di lui e poi devi fare cioè go for the trot per forza sul pezzo. Quindi comunque 3 mana li devi sprecare per togliere tutto quello che fa. Peccato che non è 3-3, perché se fosse stato 3-3 sarebbe stato ulteriormente più difficile toglierlo di mezzo. È una carta che secondo me è interessante, perché comunque entra e ti fa praticamente un 5-5 con Trample più lui che ha Lifelink. Per cui se Oppo magari nei turni precedenti ha consumato le removal, questo entra e c'hai 8 danni potenziali sulla botte, poi se la deve sbrigare lui. Per cui carta che mi Top. piace. Quarta menzione per te. Altra carta simile, cioè io ho scelto tutti i drop a 5 praticamente grossi. Questo qui è secondo me il Dream Trawler dei poveri, quindi la versione standard di una carta che si è giocata come chiusura in UV Control, in formati lunghi, e tuttora alcuni mazzi la giocano, in Historic penso. Cosa fa? Questo è un 5-5 volare che quando entra nel campo di battaglia investiga 2 volte, quindi fa 2 clou. Poi ha un mana, purtroppo, che se non fosse stato con un costo sarebbe stato... queste sono tutte carte che, diciamo, What se if? ci fosse What stata if? una condizione... What if, esatto, ne parlavamo. Cioè, se ci fosse stata una condizione, sarebbero state molto più forti. Quindi Aurelia, un mana in meno. Tolsimir, 3-3 invece che 3-2. E anche Questo un qua... mano in meno pure Tosber, mi permetto, che a Oddio, 5... però fa comunque il 5-5, Ma a oltre che un 3-3. Se 5 fosse stato la 3-5-5... partita è finita, però sì, diciamo che... In standard, cioè, si può arrivare al turno 5 senza che sia ancora finita. Però, certo, tutte carte che in limited, poi, infatti, cioè, le vedi e Sì, no, piangi se queste non sono le puoi. carte che chi non è tanto esperto di Magic le vede tutte e dice, cazzo, ma sono fortissime. Poi vai a leggere bene e poi trovi comunque che ci sono dei seno. Quindi abbiamo voluto fare la rubrica What If, che poi non è detto che non si giocheranno queste carte. Attenzione, magari qualcuna, infatti Ruggico ha selezionato le più forti tra quelle What If. Quindi magari per me Sì, Tosmir non ha perché possibilità, però... Il Gruul secondo me si gioca davvero, Aurelia si gioca davvero e questa si gioca davvero secondo sì, questa qua si può giocare e ovviamente sì, come hai detto tu, queste sono what if, perché ci sono delle altre carte che noi non abbiamo, di cui non abbiamo parlato altri, che sicuramente invece vedranno un gioco competitivo sicuramente standard. Comunque, questo qui che fa? Tu sacrifichi a uno un artefatto e ne hai già fatti due quando lui entra. Quindi, cioè, per riuscire a fare tutto nel turno in cui entra, devi avere 6 mana a disposizione, che in alcuni mazzi è una cosa possibile. Diciamo, post. Sì, magari post Vratta giochi lui per chiudere in control. Oppure io lo immagino come top di curva in UV mid. Vorrei provarlo, vediamo se funziona. Perché comunque se lo peschi in late game, dove magari hai esaurito le risposte, questo ti salva, ti ribalta la partita. Quindi sacchi un clou o comunque un qualsiasi artefatto in realtà,
a un mana e lui guadagna fino alla fine del turno la tua scelta di Vigilance, Lifelink o Hexproof, che sono tutti insomma attributi molto, molto forti. Vediamo se sì, esatto. Per fortuna c'è una sorcera di uno che la Infatti si sembra poi cucinano. Esatto, apposta per questo. Dice, vabbè, Hexproof, vabbè, sacri. Questi Rubiconto si gioca comunque, secondo me. Uno Sì, si può per. provare. Sì, si gioca, si No, gioca. sì, non è una carta a cui ovviamente riservi più di quello spazio. E poi l'ultima carta, ok? L'ultima carta che io ho letto che tu hai giocato in Timeless, però, eh. Volevo giocare in Ho letto su Avevo giocato in Discord. Masonic Mid. Ho letto su Discord e ricordo agli amici di YouTube che se vogliono possono entrare nel server Discord che trovate in descrizione e agli amici del Amica? canale Viola, pure esclamativo Discord. Ciao ai Wifi, benvenuto caro. Niv-Mizzet, prego a lei. Sì, allora dunque, allora io ti dico, su Timeless, sì, hai il problema di avere Hexproof from multicolored e non monocolored, che probabilmente lo preferiresti, però non si giocano tantissime removal che possono togliere un drop a 5, 6, 6, a meno che non hai Anolith piena. Io, insomma, le removal che vedo che tolgono drop pesanti in Timeless normalmente le trovi anche Aspetta, con due aspetta, però colori, quindi. facciamo un attimino un passo indietro. Questa carta non è da Formati Eterni mai. Sì, chiaro, ma questo Diciamolo. è No, come la perché vedo sembra che la io. stiamo analizzando per Timeless. Cioè, questa No, io carta. la analizzo perché Sì, la vorrei cioè. giocare in quel mazzo là. Sì, cioè, ultra Dove le legal for trovo? fun. Il problema di sta carta non è che è un 6-6, che è un costo 5 con un mana specifico di ogni colore. Cioè. No, ma Quindi. questa la giochi soltanto in quel mazzo lì. Non esiste che abbia gioco in nessun No, altro questa mazzo che non non la sia un giochi in mazzo di nessun mazzo, la Midzet. giochi in un mazzo per cazzeggiare. Cioè, quello voglio Sì, certo. specificare. Esatto, è quello lì Sì, perché. ma lo giochi per cazzeggiare in quel mazzo Sì, sì, specifico, sì. nemmeno Perché lo giochi per cazzeggiare in altri mazzi, cioè non trova spazio in sì, è un nessun altro 6-6, mazzo. però. No, però il fatto che comunque quando hitta, tu guadagni, fa intanto X danni a qualsiasi bersaglio, tu peschi X carte e guadagni X vite, dove X è il numero di differenti colori, cioè di paia di colori tra i permanenti che controlli, che sono esattamente i due colori, incluse le terre. Quindi in un mazzo, cioè appunto in Niv-Mizzet, tu hai molte terre bicolor, per cui questa qua sicuramente ti fa un vantaggio importante. Ovviamente è una carta che si può giocare soltanto in quel mazzo lì, non ha nessun tipo di altra collocazione possibile, io credo. Cioè, questa ovviamente, vabbè, io la penso un po' diversamente, cioè per me questa è ingiocabile in tutti i formati, è proprio la classica carta divertente, come scrivono in chat, risolvi con tutto, cioè con qualsiasi cosa, e comunque è un casino per castarla e quando entra non fa niente, quindi è diciamo, cioè no, non diciamo che si può giocare in qualsiasi mazzo in Timeless, anche, cioè proprio per cazzeggiare, se sai già che perderai, che hai delle carte che puoi usare, però no, non è. Cioè, c'è tantissimo di meglio come 6-6. Cioè, banalmente anche il costo 4 volante nero è più forte di questa. Sì, ma 6-6. infatti Cioè, moltissime carte proprio sono più sì. forti di Poi, questa. vabbè, su Discord quando entrate, cioè, si cazzeggia un po', cioè, si scherza, però ecco. Sì, ma chiaramente questa è una classifica di carte che Sì. ovviamente non, cioè Però, mentre non depende queste, secondo me, questa. Questa e questa secondo me si giocano. Queste tre secondo me le vedremo in standard. Questa e questa secondo me sono proprio carte da limited. Cioè no, in realtà Sì, questa da questa limited, qua nemmeno da questa limite, questa esatto. nemmeno da No, limite, non la puoi Commander giocare. divertimento e cose così. Sì, la risolvi con tutto. Secondo me qua il what if Ruggi è che non è rapida. Perché? Cioè, visto che costa un botto castarla. Perché comunque devi avere 5 mana di colori diversi. E visto che non ha nessun effetto, tipo non è counter, cioè comunque non è che te la possono counterare, te la possono. Cioè questa qui fosse stata rapida, sarebbe stata quantomeno si poteva prendere in esame. Sì, fosse Perché. stata rapida, sì.
Cioè, l'altro il motivo di l'influenza. questo è la rapidità, sì. Perché Quindi l'altro quello fa enter the l'influenza. button. Esatto, cioè, ecco perché dico, per me non c'è. Quando ho letto che scade su Discord, no, al posto di quello, no, per me, cioè, No, 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 al ovviamente. posto no, al posto no, ma che scherzi, non Sì, esiste, quello lì, no, no. capito, che dovete sapere, le creature in Magic ormai sono diventate così. Quando entrano, devono fare qualcosa di decisivo, o comunque Sì, devono essere sciolte, altrimenti altrimenti non sono non si giocabili. gioca. Però, Sì. bellina. No, ci sono altre carte, ecco, diciamo, in questa espansione. Poi, beh, io ho scelto questa per divertimento, però non è l'unica carta di questa espansione che potenzialmente ha un effetto molto forte, però non è Enter the Battlefield, cioè devono succedere comunque delle cose, cioè deve rimanere in campo. Questo anche, purtroppo, diciamo, è un grosso limite di molte di queste carte, che fanno tutte cose interessanti, però se entrano e non fanno nulla, per cui è un problema. Bisogna capire quanto impatterà questo nel loro utilizzo poi nel formato. Sì, faccio giusto una piccola specifica. Ruggi si è confuso prima dicendolo. Le terre sono incolore, quindi Ah, vedi, non lo sapevo. nel conto Quindi non dei. compro. Sì, no, le terre a Allora prescindere è dalla ancora mana più che fa. scarsa. Eh sì, ma te lo Allora sto è ancora più dicendo che è scarsa. inutile sta carta. Allora è inutile. Vabbè, l'altra scelta che avevo fatto era l'Azael, il No, di no, però Mirror 2. teniamola nel what if. Cioè, ci sta, cioè, questa, come what if sì. E poi, chiaramente sì, le terre sono tutte quante mana in colore. E ti voglio far rispondere a Cicciorù, Sera, Gigi e Ruggi. Uscirà mai una carta decente per Niv-Mizzet? Di Niv-Mizzet? In realtà è uscita. E comunque c'è una che comunque si è giochicchiata, No, che tu non conoscevamo. quella che entra, sì, quella che entra e ti guarda le prime 10 carte, ti fa prendere, insomma, i permanenti non è male, Stranamente, quella è. perché all'Enter the Battlefield? Quindi ovviamente quando entra fa qualcosa. Però diciamo Niv-Mizzet alla fine è bello che sia così. Il guardiano di Ravnica, il guardiano diciamo dei cancelli, di tutte le gilde. Quindi ci sta che sia una carta anche un po' meme. Questa forse si sono impegnati per farla particolarmente scarsa. Però diciamo chissà, magari i standard prima o poi avremo un Niv-Mizzet giocabile. Detto ciò, secondo me in questa espansione ce n'erano parecchie di carte così, tra cui anche l'Angelo Rakdos, diciamo. Quello lì, anche quello nei colori Itzet. C'erano parecchie carte multicolore, secondo me, al pari di queste. Quindi ce n'erano parecchie. Potremmo anche fare una top 10, però vediamo. Se la rubrica What If vi è piaciuta, la riproponiamo. Diciamo in tutte le espansioni e magari scegliamo proprio la formula, cioè sarebbe stata forte se così facciamo pure il Ci meme. può stare, mi Così facciamo pure il piace, è meme. molto divertente, E mi quindi piace. ragazzi, noi vi ringraziamo, nel senso top 10 più top 5, qui abbiamo fatto anche il side Amica? content. E che dire, ci vediamo alla prossima top, ci vediamo al prossimo video. Ruggius, Bella a vuoi? tutti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un like che per noi significa tantissimo e follow up. E mi raccomando che qua abbiamo Rugius, è uno dei migliori in Italia a fare le copertine di YouTube. Quindi mi raccomando, cioè non potete non iscrivervi a un canale in cui sono copertine così belle. Quindi mi No. raccomando, che dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao Alla ciao ciao. prossima.